Ciao a tutti e ben ritrovati sul nostro canale. Oggi voglio parlarvi di questa bellissima serie Aria di Kozu Yamano. Perché qua è al contrario, no, la sto mostrando al contrario. Dunque, si tratta di un'edizione della Star Comics e l'edizione giapponese è uscita tra il 2002-2006, mentre in Italia è arrivato tra il 2000 e non mi ricordo. In Italia è arrivato tra il 2006 e il 2009. Ci sono state delle interruzioni durante la pubblicazione perché si stava aspettando l'edizione giapponese, che a un certo punto si è un po' bloccata. Infatti, i primi 8 numeri sono usciti in tankobon più piccolini, mentre gli ultimi 4 sono stati raccolti in 2 volumi più grandi. Questi sono 9, 10 e 11, 12, che sono usciti dopo un po' di tempo e avevano un prezzo anche un po' più alto. E c'è una specie di antefatto in 2 volumi chiamato Acqua. Inizialmente la serie era partita con questi volumi, poi sono stati interrotti, questo è diventato un antefatto e la serie è ripresa con il nome di Aria, anche questi editi dalla Star Comics. La storia è un slice of life, ovvero si tratta di uno shoujo sempre, e parla di questa ragazza, la protagonista che vedete in copertina, Akari Mizunashi, che è ambientata nel futuro e sono passati ormai tipo 150 anni da quando Marte è stato conquistato e terraformato, cioè è stato reso abitabile, e molte persone si trasferiscono su Marte. È il caso della nostra protagonista. Lei si trasferisce su Marte per imparare il mestiere di Undine, ovvero la gondoliera. Marte è ancora più arretrato rispetto alle tecnologie che si sono ormai sviluppate sulla Terra, però insomma tante persone ormai ci si spostano. Il pianeta è ricoperto per la maggior parte d'acqua e quindi su di esso vediamo riprodotta Neo Venezia, che è appunto una riproduzione della Venezia terrestre. E è qui che Akari si sposta e va alla Aria Company, un'agenzia di gondolieri in pratica, per imparare il mestiere di Undine, di gondoliera, che in realtà qui da noi è praticamente solo maschile, non credo che a Venezia troviate gondoliere femmine, anche perché è un lavoro duro da fare. Ma ecco, e lei si sposta. Quindi il fumetto parla di questo, parla della vita di Akari su questo nuovo pianeta, del suo training all'Aria Company e della sua vita. E lungo la storia lei fa l'incontro con tanti personaggi, l'esperienza del primo cliente, la promozione ai vari livelli di Undine e questa è sostanzialmente la trama. Non è un fumetto tipo d'azione o che altro, sono appunto semplici slice of life, ma sono meravigliosi, a me fa impazzire questo fumetto. Dunque, l'edizione è standard, ma i primi 4 volumi, allora, sono editi da Star. Quindi facilmente recuperabili. I primi 4 volumi avevano un prezzo di 3,30€. 3,30€! Non li trovate più a 3,30€, ragazzi, ve lo dico io. E poi dal 5 all'8 il prezzo si è uniformato a 4,20€, che è ormai il prezzo di Planet, forse addirittura 4,30€, adesso non ne so, non sono sicura. E anche i 2 antefatti, i 2 numeri di acqua, li pagate 4,20€. Almeno il prezzo di copertina è 4,20€, mentre appunto gli ultimi 2 volumetti più grossi, che racchiudono in realtà 4 tankobon, sono a 7€, ma sono gli ultimi 2, quindi sono a 7€. L'edizione è standard, senza sovracoperta, ma è buonissima. Non solo si legge benissimo, è morbidissima, ce l'ho da un sacco di anni, non si è minimamente sciupata, è in perfette condizioni, si rilegge ancora comodamente, benissimo proprio. Sinceramente non mi ricordo riguardo errori di battitura o di traduzione o di grammatica, perché non mi ricordo, li ho letti un po' di tempo fa. Però tutto sommato l'edizione è buona, anche la carta è buona, insomma si parla di Star Comics, non di Planet. Parliamo un po' dei disegni. Allora, io
premettiamo che io amo Venezia. L'amavo prima di andarci a studiare in università, ci ho studiato in università e l'ho amata ancora di più, quindi per me questo fumetto sia ambientato a Venezia è semplicemente fantastico, cioè questa è una cosa che lo rende ancora più bello. E poi la storia è semplice, è veramente semplice, cioè non ci sono sotterfugi, trame complicate o cose complesse, intrecci, ma io lo amo, è fantastico, è così rilassante, bello. E poi attraverso esperienze semplici che Akari fa tutti i giorni ti mostra cose fantastiche, cioè non lo so, è proprio bello. E io amo i disegni di Kozue Amano, è una di quelle autrici che vedo il disegno e compro. E sfortunatamente qua non è arrivato molto di suo, cioè dopo Acqua e Aria è arrivato a Manchu. Ce l'avevo in giro, ma giusto per mostrarvi qualcosa, avevo sotto mano l'edizione giapponese. Quindi questo è Amanchu, il numero 5. Che attenzione, non so se da lì si vede, l'ho pagato 108 yen. Eh? 108 yen. Eh? Vabbè, peccato che io non sappia leggere così bene giapponese, sennò me li prenderei tutti in giapponese. In ogni caso, le copertine sono meravigliose, quindi poi ve le mostrerò tutte una per una. Kozue Amano, dicevo, è una di quelle autrici che io vedo il disegno e lo compro, per forza ragazzi, è bellissimo. Non solo la bellezza dei paesaggi che riproduce è veramente stupenda, ma il disegno in generale a me piace un sacco. È shoujo, ok, sì, ma è stupendo. Ed è anche uno shoujo un po'... cioè, non è come può essere, non so, Yokomaki o Rinata Nemura, Nana Aruta, è diverso. Poi adesso comunque questo è il primo numero, quindi è ancora un po' cervino. Vediamo se vi mostro qualcosa degli ultimi. Guardate la copertina, questa deve essere dell'11 se non erro, e questa del 12 se non sbaglio. Tavole bellissime, poi appunto tutte le copertine con i disegni di Venezia, ma anche all'interno le tavole dove si vede Venezia, per me è amore allo stato puro. E poi io adoro Akari, cioè mi piace tantissimo proprio come personaggio. Anche qua ci sono tanti personaggi, veramente tanti, che si incontrano lungo i volumi e sono tutti veramente dolcissimi e caratterizzati, e ognuno veramente bellissimi sono i personaggi, intendo. Tolgo gli occhiali perché continuano a scivolarmi sul naso, che cacchio, non vedo una cippa ma niente. E dunque, in questo fumetto troviamo un interessante e curioso mix di cultura giapponese, perché il fumetto è giapponese, e paesaggi italiani, e quindi anche cose, cioè paesaggi italiani di Venezia, ma non solo, e quindi anche cose magari un po' meno tipiche della cultura giappa, il tutto mischiato in modo veramente interessante e ingegnoso. Carina la gondola che viene tirata su. Ci sono anche, adesso non mi ricordo in che volume, ma a un certo punto parlano di una leggenda di Venezia, e poi appunto ci sono molti paesaggi caratteristici della città, della Serenissima, tipo il Ponte dei Sospiri che vi ho appena mostrato, Piazza San Marco, Palazzo Ducale, insomma. Vi mostro tutte le copertine che sono fantastiche, cioè io amo queste copertine. Questa è quella del primo, e sono orfa. Questa è quella del secondo, sono veramente stupende. Il terzo, il quarto con Alicia, un altro personaggio che è tipo la senpai di Akari, e il quinto. Questi sono tutti personaggi della storia. Queste copertine sono veramente meravigliose. Il sesto, spero che siano a fuoco, spero che si vedano bene. Il numero 7, l'8, questo con San Marco, cioè Love Forever, Forever,
facciamo prima 9 e quella del 10 sta dietro più piccolina e poi 11 e 12 e poi le due copertine degli artefatti di acqua. Sono veramente stupende, cioè sono veramente bellissime. Io so che posso sembrare che dico tutte le cose uguali, tutte le storie sono bellissime, tutti i disegni sono bellissimi, ma tenete conto che quelle che vi sto facendo vedere, io tra i miei fumetti ce ne sono molti che adoro, cioè che mi piacciono proprio tanto, che tengo in molta considerazione e sono quelli che vi sto facendo vedere in questi video perché sì, perché faccio vedere i migliori, no? Quelli che secondo me dovreste proprio leggere. Questa tra l'altro, essendo un'edizione Star Comics, sono facilmente recuperabili. Il prezzo non è proibitivo, l'edizione è buona e nonostante sia una storia molto easy, secondo me non solo vale la pena di recuperarla e leggerla, ma insegna anche, perché attraverso la semplicità della vita, delle cose di tutti i giorni, insegna tante cose. Io l'ho apprezzato davvero tanto, tanto, tanto. Ecco qua lei che si perde per i vicoli, per i canali di Venezia, scopre le cose. Questo tra l'altro è ancora l'antefatto. Vediamo, vi faccio vedere magari qualcosa degli ultimi volumi. Abbiamo qualche disegno un po' più maturo, ma sempre meraviglioso, cioè io sono in love, love mood. E inoltre, pur essendo uno shoujo, non ci sono molte love story, cioè sì ci sono, ma sono molto easy, molto leggere, molto... Cioè guardate che meraviglia, spero che si veda, madonna. Quindi la legge del... Sì, che sì, non mi ricordo più come si chiama. Soprattutto la legge, bellissimo! Quindi allora, il motivo principale, cioè io amo questo manga per i disegni dell'autrice, che adoro, perché è ambientato a Venezia, che poi mi faccia impazzire sotto ogni punto di vista. Vabbè, io sono, è un altro discorso, poi è sempre una questione di gusti, però io ve lo consiglio tanto. Io non sono in grado come Amelia di dare i voti, non sono abbastanza oggettiva e quindi vi consiglio tanto di leggerlo. Spero di non aver dimenticato niente. Anche questo è un disegno particolare, cioè non so se conoscete già Kozue Amano, io ci sono abituata e avevo provato anche a copiare, vediamo se lo trovo, magari trovo qualcosa. Sì, ho trovato, avevo provato a copiare la copertina del primo volume di acqua, io non so quanto si vede anche perché ha fatto il matito un po' leggero, però insomma avevo provato a copiare questa. E poi non mi ricordo se era sempre questo, forse un altro disegno, forse avevo sempre tentato di copiare lo stile di Aria e acqua, cioè di Kozue Amano, mettendoci, schiaffandoci dentro un altro personaggio di una mia storia. Carini. E vedete se ho la faccia con la luce un po' strana, ma ragazzi, ormai lo sapete, la mia camera è nell'oltretomba e la luce è quella che è. Vi faccio vedere magari. Cioè, allora, questa è la porta della mia stanza, vedete, si apre. E io ho la stanza in taverna a casa. E quella finestra è l'unica fonte di luce che ho, che voi dite, beh sì, fa abbastanza luce, beh, ma in realtà non così tanta. Il letto sparso di roba, il gatto. Saluta gatto! E niente, vedete tutti i fumettini. Beh, in realtà con la reflex non è neanche male la luce. Però, insomma, non è proprio il top, qua sto mettendo a posto, c'è un casino, boia. Manga dappertutto perché sto registrando in fretta e furia. Niente, basta. E io sto seduta lì, sulla scrivania. Ah, che cretina, non ho detto mica quanti volumi sono. Cioè, sì, ve li ho fatti vedere 40.000 volte, ma non li ho detti. Cade tutto! Ragazzi, io ho le mani piccole, non ce la faccio a tenerli tutti. Comunque, eccoli qua, sono 12 volumi raccolti in 8 tankobon più piccolini e poi due più grandi. E poi abbiamo i primi due volumi, cioè i due volumi di antefatto di acqua. Serie completa. Questa era la recensione di oggi, quindi se vi è piaciuta ricordate di lasciarci il like, condividere
iscrivetevi al nostro canale se ancora non l'avete fatto, se il video vi è piaciuto, se può interessarvi l'argomento. E c'è il gatto che mi salta sul letto e mi fa cadere tutte le cose. E ricordatevi sempre, in descrizione vi lasciamo il link di Facebook, delle pagine ufficiali di Facebook e Instagram. Se avete qualsiasi richiesta da fare, commenti, suggerimenti, domande, qualsiasi cosa, contattateci sulle pagine o lasciate un commento qua sotto al video. E per oggi io vi saluto, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. Ciao ciao! Ciao a tutti! Gatto! Imparare il mestiere di Undina, cioè... Giusto, fammi controllare che cosa cagata. Perché su Marte, nonostante il pianeta sia stato ormai con... Il pianeta Marte è più arretrato. Dov'è quella del secondo? Dov'è? Ho perso il secondo, ma si può. Perché no? L'ho lasciato là dietro. Ora ve li mostro tutti. Io ovviamente mai fare queste cose prima di far partire il video, no? Meno male che esistono i tagli.